Salve a tutti, oggi farò degli esercizi di risveglio muscolare per le braccia, qualche respirazione abbinata, ma proprio esercizi semplici che vi serviranno se siete particolarmente stanchi, se volete rilassarvi, proprio rilassamento muscolare. Allora, sempre gli stessi a terra, così, gambe piegate all'altezza delle anche, bene posizionate bene i lombari a terra, schiena neutra. Facciamo una bella respirazione pancia, addome, petto. Profonda, lenta e controllata. Braccia al soffitto, palme delle mani che si guardano, possibilmente con le dita a forbice, così aperte, spalle a terra. Cerchiamo di allungare le braccia al soffitto, così vedete si alzano i dorsali, e poi le riappoggiamo lentamente, proprio allargando anche le spalle. Dovete sentire le spalle che si rilassano sul pavimento. Guardate, spalle basse, non così verso il collo, ma aperte, proprio spianate sul pavimento. Un po' come, proprio dovete sentire bene. Faccio 8 volte. Poi ne potete fare altre 10 se ne sentite il bisogno. Mani lungo i fianchi, braccia lungo i fianchi. Facciamo dei movimenti circolari con le spalle. 1, 2. Strusciando proprio a terra, 3, 4, 5, 6 e poi movimento inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con le braccia al soffitto, prima un braccio, poi l'altro, andiamo dietro la testa. Se arrivate al pavimento e se non ci arrivate, dove potete arrivare? Facciamo 1, prima un braccio e poi l'altro. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ora arriviamo, mettiamo le braccia lungo i fianchi e facciamo un movimento così lungo, 1, 2, 3, 4. La pancia deve stare leggermente con l'ombelico in dentro. 3, 4, 5. Facciamo 10, 7, 8, 9, 10. Così mettiamo in moto anche le spalle. Ora cerchiamo di piegare i gomiti
all'altezza delle spalle, se ci riuscite in questo modo. Inspiriamo ed espiriamo. Ora, stando in questa posizione, cerchiamo di avvicinare le palme delle mani a terra. Facciamo questo movimento. Abbiamo sciolto le nostre braccia, allunghiamoci, facciamo un bel allungamento, così, prima con il destro e poi con il sinistro, ci allunghiamo. Rimettiamoci in posizione, ora. Facciamo il gatto, servirà per la nostra schiena. Ci sediamo piano, mi raccomando. Ci mettiamo in ginocchio. Braccia all'altezza delle spalle, ginocchia all'altezza delle anche, testa in linea con la schiena. Buttando fuori l'aria, incurviamo la schiena così. E poi la inarchiamo, inspirando. Questo è un movimento proprio per la schiena. Piano, ci allunghiamo sul tappeto e facciamo la sfinge. La sfinge è così, il bacino a terra, lasciato poco andare, morbido, braccia all'altezza delle spalle e dobbiamo la sfinge a guardare lo sguardo in avanti per 1 minuto. Bacino proprio lasciato libero, piedi liberi, solo stare guardando avanti a voi. Trascorso 1 minuto, pieghiamo i piedi, ci sediamo su, poi mettiamo, ci allunghiamo sui talloni e allunghiamo le braccia alla posizione del bambino. Mi raccomando, la testa deve sfiorare il pavimento, non appoggiata. Cercate di allungarvi. Un minuto in questa posizione. Lentamente ci rialziamo, ci mettiamo in ginocchio con le braccia dietro, faccio vedere, ora in giro così, cerchiamo di allungare le nostre braccia. Poi, vicino davanti, così mi vedete,
Prendiamo il braccio destro, facciamo un piccolo stretching. Poi il braccio sinistro. E per oggi ho terminato. Ringrazio dell'attenzione, spero che sarete in tanti e vi saluto alla prossima volta.